Eccoci qua, cari ragazzi, sono Andrea Bruno nuovamente in Malesia e vi sto mostrando un posto molto particolare. Ecco qua, Kasturi Walk, ovvero la passeggiata di Kasturi. Qui chiaramente zona interdetta al traffico, quindi con le motociclette non si può entrare. Comunque loro, se vogliono, entrano veramente dappertutto. Ci sono i soliti 40 gradi all'ombra, no, non saranno 40 gradi, non sono... però l'alto tasso di umidità che caratterizza il posto tropicale fa sentire veramente una certa calura, per cui poi io che adesso arrivo dalla Lettonia non è che sia tantissimo abituato, però una cosa, questo bel tiepore non è che mi dispiace anche. Ecco, qui vendono i famosissimi cocchi, questi cocchi qui li abbiamo già visti anche a Santo Domingo negli altri posti tropicali. Con la mannaia si aprono, qui bisogna dare un colpo, pa, si apre e dentro c'è un liquido che molti dicono che è buonissimo, però effettivamente non è che il sapore si discosti tanto dall'acqua, un po' la cosiddetta acqua di cocco. Qui abbiamo dei posti dove si può mangiare, qui si può mangiare la pasta alla bolognese e anche il sandwich alla bolognese. Come potete vedere, l'invenzione proprio tipica malese, il famosissimo sandwich alla bolognese. Qui continuiamo il nostro tour, qui vendono altre cose. Ecco, a differenza del mercato cinese, qui abbiamo gente dal carattere fisionomico indiano, tipici indiani, anche qui basta, guardate, tipo questo qua, no? Che sono, ed è tutto molto più ordinato e preciso. Qui vendono oggettistica, tra cui anelli con pietre sicuramente preziose, altre cose. Ecco, se volete fare a qualcuno un regalo particolare, venite qua, trovate tantissime cose per poter fare i vostri regali magari al vostro ritorno in Italia. Ecco, qui abbiamo anche delle stupende t-shirt con i colori tipici, con i disegni tipici della cultura del posto, ovvero la foresta, perché la Malesia è un paese rinomato per l'antichità delle sue foreste, sono tra le più antiche del mondo, se non abbiamo anche qui la foresta che probabilmente è la più antica del mondo. Qui troviamo delle borse interessantissime a forma di gufo, ecco, per chi vuole viaggiare. Anche guardate anche questa qua, che è bella, molto particolare. I prezzi non sono esposti, per cui vanno contrattati. Quando contrattate i prezzi, tirate giù la metà, poi una volta che avete tirato giù la metà, fate ancora la metà un'altra volta. Ecco, a quel punto lì potete acquistare, non acquistate prima perché vi sparano subito un prezzo mazzata e siete fregati. Anche quando avete pensato, io ho fatto tirare giù la metà ma ho fatto lo sconto del 50%, con quel 50% vi fregano ugualmente, tirate giù il prezzo il più possibile. Ecco, qui abbiamo un metro bus, io torno indietro, sono arrivato, vi ho fatto vedere questo scorcio della città. Ecco, qua vendono anche queste cose, qui sembrano un po' come le cose che vendono in Russia per bere con la birra. Ci saranno, visto anche in qualche parte, che vendono anche i calamari secchi, come succede in Russia, i calamari, che quelli sono buonissimi da prendere con la birra. Ok ragazzi, questa breve carrellata è finita qua, continuiamo e andiamo avanti, vi mostrerò altri scorci di questa bellissima città. Ciao a tutti!